Ben ritrovati su Meteo Giuliacci, ben ritrovati da Giuseppe De Vittis, un martedì con poche novità, pochissime, ma qualcosina c'è da segnalare in più rispetto al lungo ponte di Ogni Santi. Sempre le nuvole occhio sempre alle foschie e alle nebbie che aumenteranno nei prossimi giorni, e questo è già una prima informazione utile. Le nuvole basse, oltre le foschie e le nebbie, tenderanno ad insistere tra il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia-Romagna e parte del Veneto, anche per alcune ore durante il giorno. E anche in alcuni avvallamenti del centro delle foschie e delle nebbie che insisteranno durante il giorno. Altrove poco nuvoloso, prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Qual è quindi la novità? Anzi due, mi era sfuggita un'altra. Una, quella che vi volevo dire, è e la possibilità di piovaschi o scrosci di pioggia sulla parte orientale della Sicilia tra la tarda mattinata e quindi soprattutto il pomeriggio e la serata, parte più orientale, zone ioniche. E l'altra novità è l'infiltrazione di aria un po' più fresca dai Balcani verso la penisola italiana, che farà un po' abbassare sia martedì ma anche per il proseguo della settimana le temperature dello stivale da nord a sud. Un calo di 2-3 gradi, non di più, però comunque un piccolo calo ci sarà. Poi mettiamoci anche la foschia, la nebbia, le nuvole basse che insisteranno in alcune aree del nord, insomma una parvenza molto più autunnale in alcune zone ci sarà. Io mi fermo qui, buon proseguimento di settimana.